Io il primo livello che voglio fare è un raffronto, proprio per fare sintesi, tra quella che è stata, faccio passare poi grazie a quasi tutti, della problematica dell'immigrazione e quella che invece è la realtà attuale. Perché questo? Perché noi abbiamo vissuto un'immigrazione dato da un problema strettamente economico. Non è questo il problema. Non è solo questo il problema delle persone che arrivano in Italia, anzi forse questo è il momento meno importante. Il momento più importante è la questione di vita o di morte, e questo forse non l'abbiamo capito fino adesso, non dico a noi, ma non l'ha capito il paese Italia per quello che ha scritto, perché poi se effettivamente, come risulta dal decreto legge, è un risultato pressante di una parte estrema, ma sicuramente questo forse non è stato detto bene. Quindi c'è una prima responsabilità, e assolutamente non si può ricondurre le persone mentre sono in mare, altro che CIE. Qua c'è ancora momenti ancora più grandi. Io non posso prendere una persona a Lampedusa e dire scusami, ti affondo sostanzialmente, o ti porto nel deserto a morire, perché queste cose non le dice nessuno. E quando si parla di queste cose si dice tranquillamente, ma che c'entra? Loro si sono impegnati, parlo della Libia, a sistemare le cose, queste terminologie. Io ho 12 anni che svolgo questa attività all'interno dell'accoglienza, governativa, non governativa, eccetera. Ho parlato con migliaia di persone. Quello che succede ora è questo: le persone vengono rimanute nel deserto, quali centri di accoglienza, quali carceri. E questo lo dicono pure, se andate a leggere le relazioni, tutte le realtà non governative del territorio. Per cui dico, il primo raffronto che bisogna fare è appunto questo, che qui siamo un eccesso che non vuole nessuno, e soprattutto mi sembra, e lo percepisco perché giro tutta l'Italia, non lo vuole la parte a cui apparteniamo. E secondo me c'è anche un rapporto da fare che è prettamente sociale, ed è questo: forse noi abbiamo di meno rispetto all'opulenza di certe parti dell'Italia, e su questo siamo più abituati a aprire le nostre porte. Però questo non basta, perché aprire le porte vuol dire pure strutturare le cose. Perché l'accoglienza, volemose bene, come dicono a Roma, non è esaustiva al compito e alla funzione che vogliamo fare, perché altrimenti poi da un problema si provocano altri, quelli sociali, quelli dell'impatto. Sentivo che anche qui il primo momento è stato difficoltoso, non si preoccupi, abbiamo avuto lo stesso problema in un piccolo comune del Trapanese, che viveva questo, e che poi invece, quando ha capito che era stata una sciocchezza, ha rimarginato la ferita. Però da soli questo percorso non è fattibile, e non dico da soli solo nell'ente locale, che è importantissimo, non parlo da solo solo nelle istituzioni formali, parlo pure di quello che il privato sociale può dare, perché il privato sociale, in questo, quello che rappresento, ha diverse buone prassi. Parliamo di clandestini, perché questa è la tecnologia di coloro che non hanno documenti, ma vi dico che a Mazara del Vallo abbiamo assistito da decenni a tantissime realtà di persone che sono senza documenti, e la società civile di Mazara del Vallo non ha mai espulso nessuno. E lì il cambiamento, perché lì l'ha fatto diventare tessuto su 45 Gianni, aiutami, sono 45 gli abitanti, 45.000 gli abitanti di Mazara del Vallo, no? 12.000 sono immigrati, e non c'è un sistema di copertura, ma c'è un sistema reale di valorizzazione della persona con percorsi alternativi fino alla regolarizzazione, perché se non si fa carico dell'individuo caso per caso, sfruttando le leggi del momento, vi è un altro fallimento. Non si può far finta che non esista. Bisogna pur combattere, contrastarle, bisogna pur utilizzare la parte meno buona per poi valorizzarla e portarla a profitto in questo senso. Quindi è questo un po' quello che vi voglio dire, ma tra altre cose vi dico pure una cosa: è stata centralizzata l'attenzione su Lampedusa rispetto al contenuto.
l'ho apprendizzato tempo fa, l'ho apprendizzato tempo fa a Parolitina, la città di Sussana, e ormai sono quasi 15 anni. Ma se non ci può essere una, cioè non ci può essere solo con la società che va, perché tanto prima o poi le problematiche vengono e vengono tante cose che costano pure molto di più rispetto che affrontarle con i temi. Quindi in questo senso è anche una dimensione, come dire, importante della reale, e sottolineo della reale esigenza di sicurezza, che non è quella di nascondere, ma di affrontare con i temi. Quindi in questo senso il consorzio connettivo che nasce da una specificità prima, da nord a sud, alle isole grandi e piccole d'Italia, che vive uno specifico CGM della problematica di immigrazione, ecco, vedete a disposizione questa cosa, non è stata proprio colore, è stata tante cose. Tante cose penso che un lettore del genere possa esaltare le buone classi, perché poi magari non è l'altro problema in questa vita. E che spesso non si conoscono le buone classi, allora si ripercorrono gli stessi percorsi, in generale, ci vorrebbe